Si spaventava che la soluzione finale di una vita, cioè alla fine della nostra vita ci sarebbe stato solo un istituto, ce ne sono di validissimi. Sicuramente avremmo avuto accesso a uno di questi istituti validi, ma mio figlio sarebbe diventato un numero e noi volevamo invece che fosse lui stesso. Una casa di una famiglia trasformata in una struttura per il dopo di noi, per garantire così un nuovo futuro alla figlio. Si tratta di casa partner. E dalla sala! Che bella! Qui cosa ci fate? Mi ci gioca! Lucia ed Andrea Tarchi infatti hanno donato la loro casa a Partina, frazione del comune di Bibbiena, dove abitavano sino a qualche mese fa, perché fosse trasformata nel luogo di vita del loro figlio Stefano e di altri 5 ragazzi disabili. Si tratta di una delle prime esperienze di trust previste dalla legge 112 del 2016, conosciuta come legge sul dopo di noi. La nostra idea era che si ricreasse una famiglia di persone della stessa età, che avevano gli stessi problemi, ma che volevano vivere o che avrebbero potuto vivere una vita individuale, una vita propria. Abbiamo chiamato questo trust, con un termine un po' criptico, esserci in continuità. Dove esserci sta per esserci come persone, cioè mi chiamo Paolo, Piero e così via. Non sono un numero, in poche parole, in continuità perché non c'è rottura con la vita precedente. Si apre una nuova vita di tutti questi ragazzi che realizzeranno il loro progetto di vita. Noi ci auguriamo che sia felice, che sia positivo e che li accompagni fino alla fine loro. Noi non ci saremo più, ma abbiamo provveduto a questa soluzione alla quale crediamo molto. Casa Partina è un immobile di quasi 400 metri quadrati con un grande giardino all'esterno. La gestione del co-housing sarà affidata alla cooperativa sociale Coenea in una logica di collaborazione con la ASL Toscana Sud-Est, il comune di Bibbiena e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino. È raro che privati metta a disposizione beni propri a beneficio del pubblico, ma è esattamente quello che è successo. Assieme a Stefano, a casa Partina, dal prossimo settembre vivranno altri 2 ragazzi e 2 ragazze. Continueranno il loro programma fuori casa, come tutti noi, dalla mattina dopo colazione fino alla sera prima di cena, e rientreranno a casa avendo un supporto in alcune ore della giornata, come più leggero, più blando, con l'assistenza familiare, ad esempio la notte. Più ci sarà una figura di riferimento, che sarà un ADB e un educatore professionale, che cureranno i percorsi quotidiani fuori dalla casa. Quindi sarà esattamente un passaggio d'autonomia vero. Quando si cucina, per dire, chi lo mette l'olio? Te o l'operatore? L'operatore. L'operatore, te che ci metti in padella? Io apparecchio. Ah, te t'apparecchi. Vi dividete i compiti. Immaginare che qualcuno che ha una disabilità grave viva da solo è straordinario ed è estremamente coraggioso.